Operai Sanac non parlano a Salvini, solidarietà dal Partito Comunista. La Lega, il racconto non corrisponde a verità. Frugoli dipinge il ragazzo senegalese del corteo antilega come uno schiavo. La Mostri racconta la sua storia. Ammasso di rifiuti in centro a Marina di Carrara. Denuncia sui social di una cittadina. Il sindaco, problemi di inciviltà. Ambientalisti preoccupati per i volatili del lago di Porta. Si chiede l'impatto acustico dell'arena della Versilia. Aziende in ferie, ladri entrano e rubano l'incasso delle macchinette del caffè CNA, furti all'ordine del giorno. Valentina Ergotelli, alias Maria, racconta la sua musica, in esclusiva l'intervista ad Antenna 3. Buonasera a tutti i nostri telespettatori, ben ritrovati a questo nuovo appuntamento delle informazioni curato da Antenna 3. Apriamo il telegiornale con la questione Sanac. Un operaio accusa la Lega di non avergli dato la possibilità di parlare con il ministro Matteo Salvini domenica 18 agosto nell'ambito della sua presenza a Massa. Entra nel merito alla questione ed esprime solidarietà il Partito Comunista, ma la Lega di Massa interviene e si dice rammaricata di come sia stato raccontato l'accaduto e che non corrisponde alla verità. Tutti i particolari in questo primo servizio a cura di Margherita Badiali. Domenica 18 agosto io come operaio Sanac insieme a quattro miei colleghi, visto che alla festa della Lega c'è stata la presenza del ministro Salvini, volevamo cogliere l'occasione di poterci parlare dopo che davanti alla fabbrica, all'occorrenza di uno sciopero, l'amministrazione comunale ci ha detto che la nostra vertenza è un problema nazionale. Dopo diverse telefonate per chiedere se c'era la possibilità di parlarci, ci hanno detto che ci avrebbero ritagliato qualche minuto sul palco, ma noi, anche se un po' contrariati perché non volevamo essere usati come campagna politica, abbiamo accettato. Dopo una mezz'ora siamo stati ricontattati dicendoci di presentarci alle 19 alla festa per parlare con un suo consigliere e noi così abbiamo fatto, ma ad aspettarci c'erano le forze dell'ordine che nel giro di 50 minuti ci hanno chiesto due volte documenti, dove nel mentre a fianco a noi passavano decine di persone senza che nessuno le controllasse. Arrivati al cancello della festa ancora le forze dell'ordine ci hanno detto che Salvini avrebbe parlato con due di noi. A quel punto ho chiesto se potevo fare un video per poterlo far vedere ai miei colleghi, ma lì sono cominciati i problemi. Forse abbiamo ricevuto solo una sequela di forse. Anche il Partito Comunista di Massa Carrara esprime il proprio supporto ad Andrea Bordigoni e ai colleghi della Sanac riguardo l'episodio prima raccontato. A quanto pare, dice il Partito Comunista, al ministro Salvini sfugge il fatto che essere vicini al popolo significa non partecipare a feste in spiaggia ma ascoltare le problematiche della classe operaia, o forse semplicemente pensa che spendere qualche minuto per parlare di lavoro sia meno importante che praticare l'ennesima maratona di selfie e video. Oggi intervengono in merito alla questione il consigliere della Lega Nicola Martinucci, il segretario provinciale della Lega Andrea Cella e l'assessore con delega al lavoro Paolo Balloni. Spero vivamente che la delegazione di operai che si è presentata domenica al Parco della Comasca smentisca quello che è stato scritto nel comunicato che abbiamo avuto modo di leggere sulla stampa, dichiara Martinucci. Dispiace constatare come alcuni partiti di opposizione sfruttino questa vicenda per infangare la Lega e si permettano di riportare fatti non veritieri. La delegazione degli operai ha avuto l'opportunità di entrare e di poter aspettare fino a fine serata al ministro, ma se ne sono andati prima, di loro spontanea volontà. Dispiace leggere questi comunicati, abbiamo dimostrato che ci sta a cuore la loro situazione, rincara la dose il segretario provinciale della Lega Andrea Cella. L'RSU Bordigoni e il sedicente Partito Comunista dovrebbero parlare con cognizione di causa, specialmente su questioni delicate come quella del lavoro. Dopo che sul caso Sanac è stato archiviato il disinteresse del ministro Di Maio, competente in materia, ci fa piacere che gli operai si siano rivolti a Salvini. Nonostante l'assenza di preavviso per la richiesta di incontro, domenica i nostri militanti si sono impegnati per esaudirla. Mi spiace quindi leggere che la questione sia stata strumentalizzata per uno sterile attacco politico, oltretutto dicendo falsità sul nostro conto. Sto seguendo da vicino la vicenda Sana, che come ho avuto modo di dire agli operai che ho incontrato qualche settimana fa presso lo stabilimento insieme al sindaco, mi sto adoperando per fare in modo che la realtà della nostra città non passi in secondo piano in una vicenda comunque di caratura internazionale, interviene Balloni. Come sempre rimango a disposizione dei nostri concittadini in difficoltà. Thank you.
Il post del consigliere comunale Filippo Frugoli che, prendendo una foto del corteo antilega di domenica scorsa, parla del ragazzo senegalese ritratto come se fosse uno schiavo, agita un grosso polverone social. Facebook si incendia e anche la consigliera di opposizione Elena Mosti fa un post per raccontare la storia del ragazzo ritratto in foto. Ma ascoltiamo i dettagli nel servizio. Un post del consigliere comunale della Lega, Filippo Frugoli, negli ultimi giorni ha sollevato un po' di polverone. Su Facebook il giovane consigliere ha pubblicato un'immagine del corteo antilega di domenica scorsa con i visi oscurati dei soggetti ritratti in fotografia che erano intenti al momento dello scatto a portare sulle spalle la famosa Madonnina, simbolo della manifestazione. Uno dei ragazzi che portava sulle spalle appunto la Madonnina era un ragazzo senegalese, Djibin Benghe, sul quale il consigliere ha fatto una battuta giustificata anche dalla parentesi «si fa per ridere» che diceva come segue: «Adesso ho capito perché la sinistra, Ammassa in particolare, ci tiene così tanto a difendere l'immigrazione clandestina, almeno li usano come schiavi nei loro cortei, e poi usa l'hashtag «Massa è già legata». Questo post fa infuriare un po' tutti quelli presenti al corteo e non solo. Militanti e partecipanti si sono scagliati sul social network nei confronti di Frugoli, innescando una vera e propria polemica social. Ad intervenire in un'ultima battuta è la consigliera di opposizione Elena Mosti, che afferma: «Io conosco da molto tempo Gibi. E lo conoscono anche tanti concittadini perché è una persona integrata nel nostro territorio e fa parte della comunità. È senegalese ed è in Italia da circa 7 anni. Io l'ho conosciuto quando vendevo i biglietti del battello per le Cinque Terre sul pontile di Marina di Massa. Lui era un venditore abusivo di costumi. Durante la stagione, mentre finivo il lavoro, mi aiutava a mettere in ordine, non lasciandomi sola con l'incasso. Mi raccontava di quanto poco gli piacesse quell'occupazione che lo faceva sentire biasimato, sottovalutato e denigrato. Lui, che terra natia aveva studiato, sperava di poter mettere in ordine la sua vita e piano piano l'ha fatto. Il suo permesso di soggiorno scade nel 2020. Ha fatto diversi lavori nelle vigne, volantinaggio, mediatore linguistico per immigrati e altri ancora. Infine ha preso diverse patenti e adesso è camionista. Giocava anche a calcio in una squadra locale, ma con il lavoro non riesce più. Lo conosco come una brava persona e penso che come tutti avrà mille difetti. Gibi è una persona libera». Anche lo stesso Gibi commenta al post di Elena Mosti con un video mentre sta lavorando sul camion e tanti sono i messaggi di vicinanza al ragazzo sotto il post della consigliera di opposizione. Dopo l'applicazione in rapida successione sia da parte del comune di Carrara che di quello di Massa del DASPO urbano, il comitato Arci Massa Carrara, in collaborazione con lo sportello Migranti e Antidiscriminazione e il Circolo dei Baccanali, ha deciso di far luce su cosa sia effettivamente il DASPO, organizzando un incontro pubblico con una delle massime esperte sul tema. Venerdì 23 agosto alle ore 18 in via San Piero a Carrara si terrà l'iniziativa Contro le città ostili con Sonia Paone, sociologa dell'Università di Pisa e autrice dello Sguardo che esclude, segregazione e marginalizzazione dello spazio urbano e città nel disordine, marginalizzazione, sorveglianza e controllo. Come Arci Massa Carrara riteniamo fondamentale una riflessione seria, dicono, approfondita e costruttiva su tutto ciò e per questo invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare e discutere affinché le nostre città possano non diventare ostili a tutto ciò che non sia conforme ad una presunta norma. Accompagneranno il dibattito gli interventi musicali a tema dell'Orchestra Filarmonica Fatica e Sudore. Ci spostiamo adesso a Carrara, a massi di rifiuti in centro a Marina di Carrara, dietro la recinzione di una casa abbandonata. Una giovane cittadina ci mette la faccia e fa un appello anche all'amministrazione comunale. Il sindaco De Pasquale non tarda a rispondere: abbiamo sollecitato a pulire e continueremo a farlo. Per questo è un problema di inciviltà. Se ne è occupata per noi la nostra Margherita Badiali. A
ammassi di rifiuti in un giardino di una casa privata nel centro di Marina di Carrara. Una cittadina alza il polverone sulla questione della pulizia nel fulcro della movida del centro marinello. È Carlotta Corsi, una giovane ragazza di Carrara, che questa mattina decide di pubblicare un post su Facebook con tre foto che ritraggono spazzatura dietro una recinzione. Scrive anche la via, via Genova e il civico, il 24. Poi tuona sulla sua pagina social: siete la piaga del mondo, io vi vedo la sera in quella via che vi raggruppate intorno ad un unico neurone. Statene certi, scrive, non sarò omertosa, sarò la vostra piaga. È arrabbiata Carlotta, indignata con i suoi coetanei, lei ha 25 anni, che la sera si raggruppano in quella strada a bere e fumare, poi lanciano con noncuranza dietro alle loro spalle, come se fossero monetine per esprimere un desiderio alla Fontana di Trevi, bottiglie, bicchieri, sigarette, ci sono anche dei cartoni della pizza, bottiglioni di vino comprati al supermercato e di gin che provengono sicuramente da acquisti per non pagare da bere nei locali e farsi cocktail homemade, anzi per strada. Contattata, Carlotta ha voluto subito metterci la faccia. Carlotta Corsi, una cittadina di Carrara che passi molto spesso da via Genova, e ci troviamo davanti a questa proprietà privata che è del tutto lasciata al degrado. Sì, guarda, proprio stamani sono passata, era al telefono, e cioè, mentre passavo e ho visto questa cosa e mi sono fermata, perché ho detto no, vabbè, aspetta, prima devo un attimino capire se ho visto male, non lo so, e vabbè. Questi giorni stavo giusto parlando con persone, con amici, di quello che sta capitando nel mondo tra incendi e cose varie, e cioè non potevo non fermarmi e cercare di capire cosa stava succedendo. Quando ho capito che in realtà il problema è l'incivilità, ho deciso di fare un post su Facebook e denunciare un attimo questa cosa, a vedere se qualcuno interessava un attimo cosa c'era in via Genova. Pensi che con questo tuo intervento si possano smuovere un po' le coscienze, quindi magari il sindaco De Pasquale possa far qualcosa, nonostante, ripeto, sia proprietà privata? Io penso che, allora, non perché il mio intervento su Facebook possa avere una valenza così importante, sicuramente gira. Innanzitutto è una notizia che gira, e sicuramente le persone che sanno e hanno visto sanno che chi passerà di qua la sera, perché è chiaramente un problema di chi sta qua la sera, avrà un occhio di riguardo per chi sta qua la sera, quindi sicuramente ci sarà un pochino più di tensione, diciamo, penso, in questa via. Non so se riuscirà ad arrivare al sindaco, non so se si potrà fare qualcosa, però sicuramente io penso che siamo tutti umani, viviamo nella stessa casa, e se ci teniamo a questa cosa, semplicemente ci si chiama, ci si chiarisce, si parla, e le cose parlando secondo me si possono risolvere. Vuoi mandare un ultimo messaggio al proprietario di questa abitazione in modo tale che magari anche lui possa prendere dei provvedimenti per ovviare a questa problematica? Sì, io non so chi è il proprietario di questa casa, però appunto essendo una zona abbastanza centrale di Marina di Carrara, essendo comunque abbastanza movimentata la sera, io penso che a questa persona faccia piacere sapere se c'è questa situazione a casa sua, e che gli faccia piacere che magari ci sia qualcuno che si interessi anche di risolvere la questione, non solo per lui ma anche per tutti. Ecco, semplicemente questo. Il sindaco Francesco De Pasquale non attende a dare una risposta alla giovane cittadina. La situazione in via Genova 24 è già nota all'amministrazione comunale. Circa due mesi fa ho fatto un'ordinanza in cui intimavo al proprietario di pulire e mettere in sicurezza la recinzione. Ho portato il problema agli occhi anche dell'ufficio ai lavori pubblici, alla polizia municipale e all'ufficio ambiente, che sono stati disponibili a cercare soluzioni. I proprietari hanno adempiuto celermente all'ordinanza, ma essendo la casa abbandonata nel centro della movida di Marina di Carrara, il problema si è ripresentato. Ho fatto presente ai carabinieri di intensificare i controlli, loro passano ma non trovano mai nulla di anomalo o qualcuno in flagranza di qualche reato, e quindi poi sono costretti ad andarsene. Dopo questa segnalazione solleciterò nuovamente i proprietari della casa. Colgo l'occasione, conclude, di ringraziare i carabinieri, e sollecito però altresì i cittadini a rispettare di più l'ambiente e a conferire rifiuti negli appositi cestini dell'immondizia, perché questo è un chiaro sintomo di inciviltà.
Restiamo sempre in tema di rifiuti e inciviltà. Una catasta di materassi, mobili e rifiuti ingombranti sull'argine del depuratore Lavello 1 lato Carrara. Questa è la segnalazione dell'assessore Veronica Ravagli postata oggi pomeriggio su Facebook. Una situazione terribile. La Ravagli nel video si fa portavoce dei cittadini che abitano nei dintorni, ma anche l'argine lato Massa non versa in buone condizioni. Infatti si vedono pezzi di carta igienica coperti di escrementi. Vediamo insieme. Sta andando, sì. Allora, buonasera a tutti. Sono qua sull'argine del Lavello lato Massa perché mi hanno chiamato dei cittadini che mi volevano far segnalare. Mi hanno segnalato una situazione veramente al limite dell'impossibile sull'argine lato Carrara. Come vedete dietro di me, questo è l'argine lato Carrara. Siamo all'altezza del depuratore del Lavello 1 dove inizia il campo dei Rom. C'è una discarica praticamente a cielo aperto di rifiuti ingombranti. Guardate, materassi, mobili, carcasse di frigoriferi che possono da un momento all'altro cadere all'interno del fosso. Cioè è una situazione veramente incredibile. Non mi faccio vedere tanto perché non è una situazione sicura, come sapete, però è giusto denunciare questa cosa. Io continuerò a denunciare sempre questa cosa perché veramente... Ora, io non lo so, gli altri frigoriferi li avranno portati Rom, non li avranno portati Rom. Di fatto questa catasta dei rifiuti insiste dove è il campo Rom di Carrara. Cioè è una cosa schifosa. Qui si parla sempre di reato ambientale. Faccio appello al comune di Carrara perché venga a portare via questi rifiuti prima che cadano nel fosso e vadano a intasare di nuovo la panna. E oltretutto vi faccio vedere anche un'altra cosa, visto che siamo qua a passeggiare lungo l'argine sul lato del comune di Massa. Come vedete, non so se si vede bene, qua ci sono dei bei pezzi di carta igienica che ora cercherò accuratamente di evitare perché sono pieni di cacca, perché come potete aver intuito questa parte del, scusatemi, guardo dove metto i piedi, del lato del fosso viene utilizzata come latrina di questi abitanti del campo Rom. Qui c'è proprio una chicca, questa è proprio la parte più importante della latrina. Non mi avvicino a farvi vedere le immagini perché vi verrebbe in volta stomaco, mi sa che avete pranzato da poco. E è una roba schifosa, una roba indegna. Come si fa a tollerare la presenza di certe cose su un proprio territorio comunale? Io non lo so, veramente sì. È una cosa veramente, non ho parole, non so cosa dire. Io continuerò a denunciare la situazione, come vedete si vede anche da qua la catasta dei rifiuti, anche se un pochino più in lontananza. Quando mi chiamano i cittadini li ringrazio perché io vado sempre a controllare e continuerò a farlo, perché questo è il nostro territorio, anche se solo per metà, e va comunque tutelato. Grazie a tutti. Denunciate e il comune, con me anche in prima persona, sarò sempre lì. I corsi d'acqua minori del comune di Massa versano oggi in una condizione di degrado. Questa è la segnalazione che arriva dal capogruppo di Fratelli d'Italia Alessandro Amorese e dall'assessore ai lavori pubblici Marco Guidi. È sufficiente osservare il fosso Fescione e la foce del Poveromo per rendersi conto che il letto e gli argini sono invasi da canneti e arbusti che ne limitano la portata e la vegetazione invade anche la carreggiata. Continua Amorese. Alcuni mesi fa si è votato per il consorzio di bonifica ed è stato eletto un presidente del PD. Non vorremmo che dietro questa situazione ci fosse una scelta politica di contrapposizione alla amministrazione di centrodestra, continua Fratelli d'Italia. Ricordiamo al consorzio di bonifica che i cittadini massesi pagano l'imposta di bonifica e si aspettano servizi più puntuali per il nostro territorio, visto anche l'approssimarsi della stagione delle piogge. Se ciò non avvenisse, siamo pronti a manifestare davanti alla sede del consorzio e restituire le bollette delle tasse di bonifica, rincara la dose Amorese. Alcune settimane fa, a detta dell'assessore Marco Guidi, gli uffici hanno sollecitato un intervento risolutivo al consorzio di bonifica, scusate, ma l'intervento ancora non è stato eseguito, ha concluso.
Lega Ambiente e WWF insieme per avere una copia della valutazione di incidenza dell'arena della Versilia sull'ambiente circostante. L'arena sorge a poche centinaia di metri dal lago di Porta e gli ambientalisti temono che l'impatto acustico sui volatili che lo abitano sia deleterio. Sentiamo. Da diversi mesi WWF e Lega Ambiente hanno chiesto al comune di Montignoso, senza tuttavia ricevere riscontro scritto, di avere copia della valutazione di incidenza presentata alla regione toscana sull'impatto acustico che l'arena della Versilia potrebbe procurare al lago di Porta. Da colloqui informali con gli uffici, scrivono, abbiamo appreso che la regione ha dato una serie di prescrizioni sul posizionamento delle luci e sui rumori, richiedendo altresì due misurazioni strumentali per valutare l'impatto acustico sul lago. Il lago di Porta è un'area protetta di interesse comunitario in quanto ospita in particolar modo durante il periodo estivo molte specie di avifauna meritevoli di protezione e conservazione ai sensi della direttiva CE 79409 Uccelli. Considerato che l'arena della Versilia sorge a poche centinaia di metri dal lago di Porta, continua la nota, i proprietari hanno presentato alla regione toscana una valutazione di incidenza finalizzata a valutare l'impatto dell'attività concertistica sulla specie dell'area. L'altra sera, venerdì 16 agosto, durante una visita guidata notturna al lago, contrariamente a quanto avvenuto finora, abbiamo potuto constatare che le canzoni del concerto della Bertè erano ben udibili a Casina Mattioli e presso il ponte sul torrente Montignoso non era possibile parlarsi. Non volendo entrare nel merito delle scelte dell'amministrazione comunale sull'arena della Versilia, chiediamo con forza se le misurazioni acustiche richieste dalla regione toscana siano state effettuate e quali ne siano i risultati. Ricordiamo che la valutazione di incidenza è obbligatoria, così come lo sono le prescrizioni regionali. Non attenersi a quanto prescritto significa non essere in regola con la normativa vigente. Ci auguriamo che i gestori dell'arena stiano a cuore sia la cittadinanza che vive nei dintorni, sia l'area protetta, concludono, e chiediamo loro di presentare le misurazioni richieste dalle quali potranno venire indicazioni volte a minimizzare il disturbo sul territorio, già martoriato da fuochi d'artificio fatti da privati e musica ad alto volume. Nei giorni scorsi i militari della Guardia di Finanza di Marina di Carrara, nel corso di alcuni controlli, hanno notato nascosta tra la vegetazione nel comune di Ciananardi una coltivazione di piante che sono sembrate essere quella della nota cannabis. I militari delle Fiamme Gialle, nonostante le difficoltà nel raggiungere il luogo durante gli appostamenti, sono riusciti ad individuare due soggetti italiani, uno di 30 anni di La Spezia e l'altro di 40 anni di Fibizzano, entrambi pregiudicati per reati specifici intenti a prendersi cura della piantagione. I due soggetti sono stati segnalati per coltivazione di stupefacenti e le 101 piante di cannabis sono state sottoposte a sequestro. La Procura di Massa ha convalidato il sequestro ordinando analisi tossicologiche al fine di stabilire il principio attivo di THC presente nelle piante sequestrate. Le aziende vanno in ferie e i ladri fanno razzia di spiccioli delle macchinette di acqua e caffè. È successo in via Zaccagna a Carrara. A denunciarlo il presidente CNA Massa Carrara, Paolo Bedini. Furti all'ordine del giorno. Non bastano semplici precauzioni. I particolari a cura di Lucrezia Maglio. Altri casi di furti nelle aziende della zona industriale apuana. Approfittando delle vacanze di Ferragosto e della chiusura di alcune aziende, i ladri hanno forzato l'ingresso ed hanno fatto razzia di spiccioli dei distributori automatici di caffè ed acqua. A denunciarlo è ancora una volta CNA Massa Carrara, che ha denunciato la preoccupazione e il malcontento di alcuni imprenditori. I casi però, a quanto risulta, sarebbero diversi e non soltanto circoscritti alle aziende di via Zaccagna a Carrara. Esiste e persiste un problema legato alla mancanza di controlli, fa notare Paolo Bedini, presidente CNA Massa Carrara, che denunciamo ormai da un paio d'anni. I furti nelle nostre aziende sono all'ordine del giorno. Una delle aziende visitate anche questo Ferragosto ha subito 4 furti negli ultimi 2 anni, nonostante le precauzioni e i cambi di serratura. Ormai lo sconforto ha preso il sopravvento. Le imprese sono arrivate al punto di portarsi a casa computer e cellulari e tutto quello che può essere rivenduto sul mercato nero ed è appetibile, ha continuato il presidente di CNA. Nell'area di Battilana, per esempio, le aziende si sono dovute dotare di impianti di videosorveglianza, ma l'area esterna al comparto continua ad essere terra di nessuno e completamente sguarnita di ogni minima attenzione.
L'ultimo specifico caso ha contorni molto strani, racconta Bedini. I ladri sono andati a colpo sicuro alle macchinette automatiche, le hanno forzate e portate via l'incasso. Vi rendiamo noto che la Protezione Civile di Massa Carrara ha diramato un'allerta meteo con codice giallo dalle ore 9 alle ore 21 di domani, venerdì 23 agosto. Previsti rovesci e forti temporali. Proseguono i lavori di messa in sicurezza della frana a valle sulla strada provinciale 20 Monte di Valli del comune di Podenzana, dove è stato necessario sospendere la circolazione nei giorni scorsi per la motivazione dei mezzi. L'intervento, portato avanti dalla ditta Intersonda di Castelnuovo Garfagnana per un importo a base d'asta di 95.000 euro, prevede la messa in opera di micropali e tiranti e il successivo ripristino della carreggiata. In arrivo le esenzioni e le riduzioni per la Tari, la tassa sui rifiuti del comune di Montignoso, grazie al bando di agevolazioni avviato nelle scorse settimane. 72 famiglie hanno presentato domanda, si tratta di risorse di circa 15.000 euro che abbiamo voluto indirizzare verso soggetti più deboli e in situazioni di difficoltà economica e sociale residenti nel nostro comune, ha commentato l'assessore Giorgia Podestà. Il bando prevedeva un'esenzione totale per i nuclei con indicatore della situazione economica equivalente fino a 3.000 euro e una riduzione del 50% per i nuclei con ISE da 3.000 a 6.000 euro. Abbiamo attivi altri bandi per le famiglie con il contributo per i canoni di locazione e misura di assistenza per favorire l'inserimento lavorativo e l'inclusione di persone vulnerabili in scadenza proprio nei prossimi giorni, ha concluso l'assessore. Ci fermiamo adesso qualche brevissimo istante per lasciare spazio alla pubblicità, ma restate con noi per altre notizie, non cambiate canale. Mettiamo in tavola qualità e tipicità. Le botteghe e i ristoratori aderenti a Vetrina Toscana propongono menù tipici e prodotti locali a massa in occasione degli eventi Mercurio d'Argento l'8, il 9 e il 10 agosto, per il Festival Sinfonico dal 31 luglio al 16 agosto, durante il Festival Internazionale di Chitarra dal 18 luglio al 3 settembre. Cerca il logo Vetrina Toscana, qualità e tipicità in tavola. La veranda sul mare, sole, mare trasparente, pranzi in veranda o all'interno. Il ristorante è aperto tutti i giorni a pranzo e il venerdì e il sabato anche a cena. A disposizione qualunque sera della settimana su prenotazione. Il ristorante, con la sua meravigliosa veranda sul mare, si presta a cerimonie, matrimoni, cresime, comunioni, battesimi e compleanni, anche con menù personalizzati per vegetariani e celiaci. Franco ed Elena sono a vostra disposizione per organizzare la vostra festa con menù personalizzati a partire da 20 euro. La veranda sul mare, all'interno del bagno Stefania, lungomare Levante 56, Marina di Massa. Telefono 338 756 27 74. La mia macchina. Bella, ma... Da revisionare. Non preoccuparti. Apuana Speedy è il centro revisioni per veicoli fino a 35 quintali, ciclomotori, scooter e motoveicoli. Controlli accurati con servizio totale su carrozzeria, officina, gommista e elettrauto. Unico centro autorizzato nel rilascio del bollino blu. Posso fidarmi? Tranquilla. Prezzi chiari, personale qualificato, preventivi e pre-revisione gratuita. E tutto in 30 minuti, con revisione dei ciclomotori di qualsiasi cilindrata. Prenotate subito in una delle officine autorizzate o al centro revisioni autoveicoli a Puana Spidi, via Zara 810, Marina di Massa.
Si è riunito oggi per la prima volta il tavolo di lavoro del Comune di Carrara per la valorizzazione di un itinerario culturale riguardante la linea gotica e ampliare l'offerta turistica della città. In occasione del primo incontro al quale ha partecipato il Presidente del Consiglio Comunale Michele Palma, il Sindaco De Pasquale ha illustrato le attività svolte finora a beneficio del tavolo. Dal dialogo con la città di Pesaro alla raccolta e aggiornamento delle informazioni sui rifugi antiaerei della città fino alla mappatura delle postazioni della linea lungo la collina di Fontia. La prossima riunione del tavolo si terrà a settembre con un appuntamento dedicato alla individuazione del tracciato alla presenza delle associazioni cittadine che vorranno contribuire. Valentina Ergotelli, in arte Maria, Montignusina Doc e vincitrice della 61esima edizione di Castro Caro, si racconta alle telecamere di Antenna 3. Il suo maestro e personal manager Bruno Del Giudice racconta i primi passi della cantante nel mondo della musica. Ascoltiamoli dunque insieme in questa intervista a cura della nostra Lucrezia Maglio. Eccoci qui negli studi di Antenna 3 con Valentina Ergotelli in arte Maria, che l'anno scorso ha vinto l'edizione 2018 di Castro Caro. Raccontaci qualcosa di te, Valentina, e di come è nata la tua passione per la musica. Allora, la mia passione per la musica è nata 18 anni fa. Avevo 5 anni quando il mio maestro, Bruno Del Giudice, insieme ai miei genitori, mi portarono alle selezioni dello Zecchino d'Oro. Corsi e ricorsi, alla fine andiamo a fare una presentazione a Sanremo, così nata per scherzo, e passai però quell'anno. E infatti fu proprio l'anno che a Sanremo non c'era il limite di età, quindi dagli 0 ai 36. Ci fu praticamente un'apoteosi insieme a Pippo Baudo, tutti i cantanti, e da lì è nata questa piccola bomba e non ho mai smesso di studiare musica, anche perché sono sempre stata cresciuta in un ambiente pieno di artisti, tra cui appunto la mia famiglia, tutti artisti, insomma. Ritornando a questa tua vittoria a Castro Caro 2018 della 61esima edizione, che cosa ti ricordi, come è stato partecipare? Allora, sono stata a Castro Caro 4 giorni. 4 giorni insieme ad artisti, ai 9 artisti che si esibivano con me, insieme all'orchestra di Stefano Palatresi, della RAI. Sono stata insieme a persone professionali, veramente brave, che ci hanno dato anche la forza, no, di stare insieme 4 giorni, abbiamo fatto le prove anche alle 7 di mattina, ci hanno fatto veramente vedere che cosa vuol dire lavorare all'interno appunto della musica, perché a volte appunto nella musica si pensa c'è il cantante che canta e è finita lì, invece no, c'è tanto lavoro dietro, tanta fatica, tanto sacrificio, e ho dei bellissimi ricordi. Ma passiamo adesso alla prossima esibizione, che è quella di domenica 25 agosto alla serata evento Ciao Fabri. Ti esibirai insieme ad altri 2 ragazzi e sarai tra i volti nuovi di questa serata evento. Raccontaci qualcosa, come ti sei preparata e insomma fai tu. Allora, partiamo dal presupposto che sono molto onorata di partecipare a Ciao Fabri, perché il mio papà per tanti anni è stato medico appunto della Nazionale Cantanti e mi ha sempre raccontato di questo signore, di questo personaggio. Lui era molto, mi spiace dirlo, ma era molto dedito ai giovani, dava proprio spazio a loro, perché per lui appunto i giovani erano il futuro, cosa che tuttora sono. Sono emozionata perché appunto all'Arena della Versilia ho fatto proprio l'inaugurazione di quel palco il 1° settembre, me lo ricordo, e è un bellissimo palco, sono bravissime persone, e poi io che sono di Montignoso, avere l'Arena della Versilia nel mio paese è una bella cosa. Canterò sicuramente Posologia Vincente, il brano con cui ho vinto a Castro Caro, perché mi piace riportarlo, e soprattutto in un palco del genere, perché è veramente ben attrezzato ed è proprio professionale. Bruno Del Giudice è stato il maestro e adesso è il personal manager di Valentina Ergotelli in arte Maria. Com'è stato crescere Maria, diciamo, musicalmente? La conosci da 18 anni? Guarda, posso dirti un aneddoto che ho detto ieri sera in serata. Parlavamo, c'erano tanti ragazzi, e ho fatto un complimento a Maria. Ha avuto sempre quel qualcosa che è a prescindere dalla musica, o dal talento, o dalla tecnica. È quella qualcosa, come diceva giusto appunto Maria, che se stessi, ecco, è riuscire a essere se stessi, quella caratteristica
che noi abbiamo ricreato in una agenzia dove lavora Valentina, in caso Valentina, che è di portare la ricerca dell'io bambino. Ecco, quando si cresce, incominciamo a avere l'adolescenza, poi 20 anni, eccetera, eccetera, tendenzialmente l'uomo perde il bambino. E se un artista perde quello, e allora l'artista non riesce a dare quella caratteristica che tutti ricercano, cioè riuscire ad arrivare, no? Dove la vedi Valentina tra qualche anno? L'aneddoto che raccontava prima è che rimane comunque l'avente più giovane di diritto a partecipare alla festa del Sanremo, 5 anni, una situazione molto particolare. E per me, da piccoli, per tutto il nostro staff dell'Enarmonia School, il suo posto è a Sanremo e a fare la cantante. Questo è il suo dono. Però, come visto anche nel parlare, penso che lei, se non riesce, diciamo così, a portare il lavoro nella professionalità economica, che è quello che poi dopo un artista deve comunque mantenersi, come cantante, comunque negli anni è anche strumentista, batterista, chitarrista, presentatrice. Penso che il suo mondo è il mondo dello spettacolo, a prescindere dal canto. La città di Massa riceverà la bandiera di città amica di Geronimo Stilton e dell'ambiente per la campagna Uniti per la Terra, con la quale il topo giornalista più amato dai bambini sta girando l'Italia insieme alle Thea Sisters per sensibilizzare anche i più piccoli verso uno sviluppo sostenibile. Venerdì 23 agosto le Thea Sisters arrivano al pontile di Marina di Massa per una giornata all'insegna del rispetto della natura. La consegna ufficiale della bandiera avverrà alle ore 21 in Piazza Betti nel corso della giornata organizzata da Left Loop con il patrocinio del Comune di Massa e la collaborazione di Book Crossing Massa. Dalle ore 15 aprirà il village delle Thea Sisters, che fino alle 20 accoglierà i più piccoli con numerose attività come l'orto, laboratori green ed ecologici con materiali di riciclo. E assieme alle 5 investigatrici, alle ore 17 partirà la caccia al tesoro a Marina. Infine, dopo la consegna della bandiera, arriva Niente è come sembra, l'evento a cui i partecipanti dovranno trovare soluzione, organizzato in Piazza Betti. Nell'ambito delle tradizionali iniziative culturali organizzate dalla locale Proloco, si svolgerà venerdì 23 agosto alle ore 21:15 presso il Parco Comunale della Rocca la presentazione del libro Lo spettacolo è sospeso perché è andata via la scossa, storia molto confidenziale del Teatro Guglielmi. Edito dalla Eclettica Edizioni, sarà presente l'autore professor Paolo Giannotti, introdotto da Massimo Dalle Lucche e Alessandro Raffi. Leggerà alcune pagine del testo l'attore Mario Ricciardi. Da domani, venerdì 23 agosto, fino a domenica 25 agosto, prenderà il via la 6ª edizione della Forza del Sorriso Festival di Fosdinovo. Conferenze, dibattiti, concerti, mostre, spettacoli e cene in piazza saranno i protagonisti della 3 giorni. Tutte le informazioni sul programma completo potrete trovarle sulla pagina Facebook dell'evento La Forza del Sorriso Festival Fosdinovo. E data l'allerta diramata dalla Protezione Civile, andiamo a vedere nel dettaglio che tempo farà nei prossimi giorni. Il meteo è presentato da Brico Center Massa, il tuo vicino di fare. Previsioni per venerdì 23 agosto. Cielo parzialmente nuvoloso con temperature in lieve calo e venti che soffiano tesi, mare poco mosso. Sabato tempo stabile e caldo moderato con un clima poco ventilato. Da domenica ritorno invece ad un tempo sereno ma temperature nella media stagionale. Per ulteriori informazioni visitate il sito www.metapuane.it. Il meteo è stato presentato da Brico Center Massa, il tuo vicino di fare. Via Marina Vecchia 5, ti aspettiamo! Non ci sono altre notizie, per questa sera il telegiornale finisce qui. Io vi ringrazio di essere stati in nostra compagnia e di aver scelto l'informazione di Antenna 3. Non mi resta che augurare a tutti voi una splendida serata e darvi appuntamento alle prossime edizioni. Arrivederci!